e quando lo incontrerai. Dettagli senza tempo. Scegli una carta, lettura dei tarocchi. Quello che devi fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. E andiamo a vedere come quando lo incontrerai, come quando incontrerai questa persona molto importante per te. Quando capiterà, come capiterà, se capiterà. Quindi scegli Buddha, piramide o stele. Quindi iniziamo a togliere la stele e la piramide e lasciamo il Buddha, perché ho scelto il Buddha. E partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi, come quando lo incontrerai. Vediamo se sarà anche una persona, che tipo di persona sarà. Vediamo una lettura dettagliata, mescoliamo le carte, cerchiamo di capire come e quando lo incontrerai. Mescoliamo le carte, come e quando lo incontrerai. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo. Giriamo e andiamo a vedere cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Bah, sicuramente sarà, come dire, il top. Lo incontrerai, e sarà subito una relazione, diciamo, molto importante, una relazione di coppia stupefacente. Quindi questo sarà veramente la persona giusta per te, sarà veramente l'uomo giusto per te, con il quale potrai veramente intraprendere una relazione molto molto importante. Tra l'altro, anche, diciamo, ti consentirà di raggiungere un tuo obiettivo. Ci dovrai mettere tutta l'energia possibile. Sta uscendo, diciamo, che questa è la persona giusta. Lo incontrerai, diciamo, lavorandoci un po' sopra. Qua va coltivato. Vedete che le stelle si raggiungono, ma bisogna innaffiare. Quindi frequenta i posti dove tu sai che puoi incontrare un target di quello che ti interessa. Ci devi mettere energie, e sarà però una roba molto molto interessante. Intanto vengono anche tutte carte, diciamo, in questa fase molto molto interessanti, anche l'innamorato. Quindi ti aspetta anche a breve una storia d'amore molto importante, e quindi quello che dovrei fare è scegliere il luogo giusto, metterci energie, non demordere mai, e veramente ti aspetta una relazione molto importante. Lo incontrerai lavorandoci sopra, diciamo, potrebbe essere un incontro comunque frequentando luoghi di varia natura dove è possibile incontrare comunque delle persone che siano allineate col tuo target. Le stelle le raggiungi, ma bisogna mettere in atto degli obiettivi, mettere in atto delle strategie. Vediamo i consigli, perché poi qua ci sono i consigli che provengono dai tarocchi Zen di Osho, che ci danno dei consigli. Quindi togliamo gli arcani, tagliamo, giriamo. E vediamo un attimino quando lo incontrerai. Allora, beh, il consiglio è, siccome è una relazione molto importante, il consiglio è veramente quello di lasciarsi andare, di non mettere blocchi, non mettere situazioni bloccanti, ma lasciati andare e viviti intensamente questa relazione, perché è veramente la relazione molto importante per te. Rivolgiti anche al tuo interno, perché rivolgendoti al tuo interno avrai la percezione di riconoscere la persona giusta. Quindi interiorizzare vuol dire consente di trovare la persona giusta. E poi celebra, vuol dire che devi farti dei regali, devi imparare a danzare sulla pioggia. Quindi sii magnanima, positiva, datti amore, e queste sono veramente. È veramente la quintessenza del riuscire a sedurre, del riuscire a coinvolgere. Vediamo un attimino altri suggerimenti che provengono dagli oracoli dei registri akashici. Mescoliamo. Vediamo altri suggerimenti provenienti dagli oracoli dei registri akashici.
Vediamo altri suggerimenti provenienti dagli oracoli dei registri akashici. Tagliamo e andiamo a vedere quali sono questi suggerimenti provenienti dagli oracoli dei registri akashici. Beh, impara a essere grata, quindi la gratitudine, stanno girando bene le cose, l'universo manda dei segnali positivi, quindi è importante, veramente importante la gratitudine. Ed è importante, diciamo, mantenere il giusto equilibrio, perché, come dire, quando si è raggiunto la vetta bisogna stare in equilibrio, quindi mai, come dire, dare per scontate le cose, mai crogiolarsi sugli allori, ma mantenere il giusto equilibrio, la giusta tendenza. E ci sarà anche un atto importante poi in questa relazione, che potrebbe essere un'ufficializzazione, un matrimonio, qualcosa del genere. Quindi una relazione che veramente darà dei risultati molto importanti. Ricordo che la stesa è valida nel momento in cui viene vista, è senza tempo, e quindi nel momento in cui viene vista proprio per gli eventi sincronici. Quindi adesso rimettiamo e lasciamo uscire il Buddha e passiamo, diciamo, all'altro, passiamo alla piramide, per chi ha scelto la piramide. Quindi togliamo il Buddha e vediamo chi ha scelto la piramide, partendo sempre ovviamente dagli arcani maggiori dei tarocchi, come quando lo incontrerai. Vediamo un attimino, prendiamo le carte. Come quando lo incontrerai, dettagli senza tempo, mescoliamo. Come quando lo incontrerai. Quindi mescoliamo le carte. Allora, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere cosa ci dicono gli arcani. Beh, è uscito fuori la carta dell'innamoramento, quindi diciamo che sarà una passione, perché la prima carta, proprio quella dell'innamorato, vuol dire la passione, quindi sarà un incontro passionale, potrebbe essere un colpo di fulmine. C'è da tenere presente che però questa persona è una persona molto chiusa, quindi si aprirà poco nei tuoi confronti, tenderai a vivere la passione, ma da altri punti di vista è comunque una persona abbastanza chiusa, abbastanza bloccata, e dovrai anche imparare a gestire un antagonista, tra virgolette, che sarà una donna che tenderà a mettere un po' più dentro le ruote, una donna che ha un ascendente nei confronti di questa persona, soprattutto da un punto di vista emozionale, quindi da un punto di vista emozionale in qualche modo potrebbe ostacolare, potrebbe mettere in atto delle difese da questo punto di vista. Vediamo i suggerimenti che provengono dai tarocchi Zen di Osho. Vediamo quali suggerimenti provengono dai tarocchi Zen di Osho. Come andrà affinché questa passione, diciamo, possa essere qualcosa di più di una passione, possa diventare un qualcosa di diverso, un qualcosa di più, diciamo, coinvolgente da un certo punto di vista. Questo è anche un altro fattore molto importante. Quindi tagliamo e vediamo un attimino cosa dicono i tarocchi Zen di Osho. Anche qua viene paradossalmente di nuovo il suggerimento di guardare dentro di te. Cerca di mantenere il controllo delle tue emozioni, perché talvolta quando si vive una passione, quindi guardati dentro e cerca di mantenere il controllo delle tue emozioni per evitare che la passione prenda sopravvento, perché è una storia che deve andarci un po' con i piedi di piombo, insomma. Tenendo presente che ti sentirai comunque isolata, perché, come dicevamo prima, è una persona che ha anche la testa da altre parti, quindi ci sarà una buona passionalità, ma da un punto di vista dell'apertura, diciamo così, ci potranno essere delle difficoltà. Vediamo i suggerimenti che provengono
dagli oracoli dei registri akashici. Vediamo i suggerimenti che provengono dagli oracoli dei registri akashici. Ricordo che le letture sono valide nel momento in cui vengono viste, perché sfruttano gli eventi sincronici, mai nel momento in cui vengono svolte. Quindi tagliamo e vediamo un attimino che cosa viene fuori. Allora, sicuramente un incontro con questa persona, ci sono già stati dei collegamenti nel passato, per cui il vincolo karmico è presente, è forte e dal passato porta, diciamo, a delle tracce sicuramente, lascia delle tracce nel passato. Si crea un'alleanza, quindi alla fine troverai una modalità per portare avanti questa relazione. Devi trovare la chiave giusta, la chiave di questa persona, la chiave emozionale. È una relazione che può funzionare, può andare, c'è qualche ostacolo, basta che vai a cercare la chiave di lettura giusta, stabilisci dei confini, un patto, dei confini decisi e questa relazione, attraversando delle difficoltà, può andare, può portare comunque dei risultati. E adesso rimettiamo le carte a posto e passiamo, diciamo, facciamo uscire la piramide, facciamo uscire la piramide e facciamo entrare la stele, perché ha scelto la stele. E andiamo a vedere anche in questo caso come e quando lo incontrerai. Dettagli senza tempo. Partiamo come al solito dagli arcani maggiori dei tarocchi e vediamo come quando lo incontrerai, come quando lo incontrerai. Mescoliamo le carte, quindi ho scelto la stele, mescoliamo le carte, come quando lo incontrerai. Allora, mescoliamo. Tagliamo e giriamo e vediamo. Dunque, ci sarà un incontro un po' burrascoso, un incontro con questa persona che sarà più uno scontro che un incontro, diciamo. Non vi manderete proprio a quel paese, ma sarà quindi presta attenzione quando incontri una persona che magari potenzialmente ti può piacere, ma che ci può essere uno scontro, diciamo così. Potrebbe essere una persona iperlogica, oppure potrebbe essere una persona che ti sta dicendo invece proprio un matto, tra virgolette, nel senso una persona un po' con la testa tra le nuvole, un po' irascibile, anche una persona impulsiva. E può, diciamo, se tu riuscirai a mantenere un buon equilibrio interiore, è un incontro che potrà andare avanti e potrà portare dei risultati, potrà portare al successo, alla vittoria. Qua è sempre mantenendo il giusto equilibrio tra le tue emozioni, non lasciarti prendere troppo né dalla rabbia all'inizio né magari da reazioni di altra natura. Vediamo un attimino alcuni suggerimenti in più dei tarocchi Zen di Osho, cosa ci dicono di questa relazione. Che suggerimenti danno i tarocchi Zen di Osho per portare avanti questo tipo di relazione? Quindi mescoliamo le carte, vediamo i suggerimenti provenienti dai tarocchi Zen di Osho per portare avanti questa relazione. Quindi tagliamo e andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, beh, è una relazione che ti porterà molta energia comunque, ti permetterà di connetterti alla tua fonte principale. La persona potrebbe rivelarsi un po' utilitarista, quindi un po' una persona utilitarista, un po' una persona che punta al divertimento, quindi che non vuole approfondire. D'altra parte è uscita la carta del matto, che è un po' la persona imprevedibile. Quindi va preso un po' con le molle e devi prendere un po' le contromisure in questa relazione.
Vediamo un attimino altri cosa dicono ancora gli oracoli dei registri akashici. Quindi mescoliamo le carte. Vediamo cosa dicono in più gli oracoli dei registri akashici. Quindi come e quando ti incontrerai, dettagli senza tempo. Vediamo in più cosa dicono gli oracoli dei registri akashici. Come si può sviluppare questa relazione? Mescoliamo, tagliamo e andiamo a vedere le informazioni ulteriori, poi niente degli oracoli di Sakashi. Ma è una persona che diciamo va alla ricerca dell'integrazione comunque tra emozione, tra ragione. Ha energia, è una persona che ha molta energia e quindi dovrai avere anche tu energia per portare avanti questa storia, quindi serve un, come dire, un coinvolgimento. E comunque ci potrà essere una relazione, i cancelli sono aperti e anche qua potrà nascere una relazione con varie possibilità, vari ostacoli, varie cose, ma è un qualcosa che potrà svilupparsi, potrà dare dei risultati. Bene, e anche per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.